Di nuovo a Brindisi, con la speranza che siano solo poche partite e che si possa ritornare al più presto a Francavilla. È chiaro che iniziamo una campagna di abbonamenti per lo stadio di Brindisi, con la possibilità poi di convertire lo stesso abbonamento a Francavilla, quindi chiediamo un altro gesto, diciamo, di adesione, di amore ai tifosi verso la propria squadra, sottoscrivendo l'abbonamento inizialmente per il Brindisi. Sappiamo che non è facile venire in uno stadio che non è quello della propria città, ecco, però sappiamo che i nostri tifosi sono comunque tifosi affezionati, tifosi che vogliono sostenere la loro squadra, e quindi siamo sicuri che risponderanno bene. La campagna acquisti, un primo giudizio e poi è chiusa, se mi dici sì non ci crediamo, quindi cosa potrebbe mancare? Io direi che finora abbiamo fatto una campagna acquisti di grande qualità, siamo stati quasi, diciamo, dei chirurghi, abbiamo operato in modo scientifico, anche se la scienza del calcio non esiste, però credo che abbiamo fatto un'ottima campagna acquisti. È chiaro che ancora qualcosa manca, ancora qualcosa deve essere fatto, però vogliamo iniziare la stagione, da domani iniziano gli allenamenti a Martuccio, da domenica inizierà il ritiro a San Giovanni Rotondo. Vogliamo iniziare adesso questa fase di preparazione per capire esattamente dove e se c'è ancora la necessità di intervenire. Sicuramente siamo ancora in mercato aperto, quindi tutto può succedere, però credo che abbiamo veramente una buona base e credo che soprattutto siamo avanti rispetto ad altre squadre relativamente ai tempi. Grazie.